La misericordia di Dio ci libera. E quando tu ti incontri con la misericordia di Dio, hai una libertà interiore grande e anche sei capace di trasmetterla. Per questo è tanto importante aprirsi alla misericordia di Dio per lasciare di essere schiavi di noi stessi. Nella consueta catechesi del mercoledì, il Santo Padre ha ripreso il tema della preghiera del Padre nostro e il suo commento si è fatto veramente intimo e profondo. Infatti, egli, il Papa, per insegnarci la vera preghiera cristiana, ha voluto regalarci questa catechesi in cui ha sottolineato come la preghiera del cristiano sia preghiera intima, profonda, di dialogo vivo e vero con il Signore. Egli è realmente nostro Padre. Inoltre, ha voluto sottolineare il Papa come, sebbene quella preghiera cristiana sia preghiera intima e sia preghiera che riguardi il cuore, perché bisogna chiudere la porta della propria camera e non pregare semplicemente per essere visti e ammirati dagli uomini, bensì piuttosto per essere ascoltati da Dio, dinanzi al quale nulla si può fingere. Pertanto la preghiera ci insegna la sincerità e la verità nei rapporti con Dio e con il prossimo. Allo stesso tempo, appunto, il Papa ha voluto ricordare che la preghiera del cristiano, pur essendo intima, non è intimistica, perché il cristiano nella preghiera porta con sé tutta la sua vita, porta con sé le gioie e le sofferenze dei suoi fratelli. Ecco perché, ricorda il Papa, nella preghiera del Padre nostro manca un pronome, manca una parola, la parola io, perché manca l'individualismo ed innanzitutto allora la preghiera cristiana è la preghiera del tu, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E poi è la preghiera del noi, perché quando il cristiano chiede, non chiede solo per sé, perché il cristiano si accorge dei problemi e delle necessità degli altri. Egli non è chiuso in se stesso, ma la sua preghiera si apre come una finestra sul mondo. È la stessa finestra di Dio che si apre, perché la preghiera ci rammenta il dialogo, il rapporto, la relazione stessa con Dio, nostro Padre. E la preghiera ci rende umili, perché non ci fa sentire superiori agli altri, anche se è preghiera prolungata, anche se è preghiera fatta con il cuore, anche se è preghiera pervasa dall'azione dello Spirito Santo. Anzi, proprio per questo motivo, è preghiera umile e vera, perché il Signore fa sorgere il sole sui buoni e sui meno buoni, sui giusti e sugli ingiusti. Ed egli ricerca soprattutto coloro che sono peccatori ed hanno più bisogno della sua misericordia. Se lui ha compassione, anche noi siamo chiamati ad avere la medesima compassione. Esercitiamola nell'arte della preghiera, prendendoci a cuore tutte le situazioni che passano durante la giornata e alla sera. Presentiamo al Padre l'offerta della nostra vita e l'offerta della vita di coloro che ci sono stati accanto o che abbiamo conosciuto nelle loro pene e nelle loro sofferenze. Ed in questo modo la nostra preghiera sarà autentica e cristiana, secondo lo stile del Padre nostro. In the risen world, in the risen world.